Buonasera, ben ritrovati. Siamo giunti al quinto appuntamento dei lunedì dell'agricoltore bresciano, il quinto e ultimo per questa stagione estiva e vista anche il successo che abbiamo riscontrato negli appuntamenti precedenti, ci riproporremo alla fine dell'estate a settembre, trattando argomenti altrettanto interessanti e importanti come quelli che abbiamo trattato fino ad ora e che trattiamo anche stasera. Ci occuperemo di giovani, ci occuperemo di cerealicoltura. Comunque le sorprese saranno tantissime e non mancheremo di segnalarvi e ricordarvi gli appuntamenti che proseguiranno poi, come vi dicevo, a settembre. Stasera ci concentriamo per il nostro quinto lunedì, il quinto e l'ultimo prima di lasciarci per le vacanze estive. Su un settore in pieno sviluppo nella nostra provincia che ha dato delle soddisfazioni molto importanti e ha avuto un'evoluzione, direi, tra virgolette, quasi stratosferica per i numeri che ha saputo esprimere sulla nostra provincia. Quindi parleremo di agriturismo e tutto quello che ruota attorno all'agriturismo legato al vino, all'olio, all'enoturismo, al nostro territorio e alle bellezze che possono coniugare l'attività agricola e il territorio e le bellezze della nostra provincia. A farci compagnia questa sera, naturalmente, oltre a chi saprà condurre molto meglio di me la serata, il moderatore Lombardi, ci sono, direi, degli imprenditori e soci di Confagricoltura Brescia, giovani ma molto intraprendenti, che hanno saputo, nel percorso che abbiamo fatto insieme, da quando sono direttore anch'io, dare un'impronta significativa per il settore di loro competenza a un'evoluzione importante in seno anche a Confagricoltura Brescia. Quindi avremo con noi Gianluigi Vimercati, nostro consigliere, membro di giunta e presidente della sezione agrituristica Lombarda. La Camilla Alberti, che rappresenta in maniera direi superba e suprema la quota femminile all'interno del nostro consiglio di amministrazione, che interviene stasera in qualità di presidente delle Strade del Vino del Franciacorta. Avremo inoltre il vicepresidente della nostra sezione olivicola, Marco Penitenti, che al di là della rappresentanza che può avere in sezione olivicola, ci sta dando una mano molto importante per promuovere il settore dell'olivicoltura su entrambi i laghi Garda e Iseo, e con lui abbiamo in serbo una serie di progetti molto interessanti e tra l'altro stiamo raccogliendo delle soddisfazioni non indifferenti, in particolare sul lago di Iseo abbiamo fatto delle cose e abbiamo cominciato un percorso interessante in quel di Marone. Quindi degli imprenditori giovani, ma con la stoffa direi. Poi, tra l'altro, ciliegina sulla torta, abbiamo l'occasione e l'opportunità di avere tra i nostri ospiti anche il direttore di Visit Brescia, Manuel Gabriele, che ci racconterà, a seguito delle tristi vicende del Covid, come il sistema Brescia, il sistema turistico Brescia, intende ripartire con più forza e con più vigore. Tra l'altro, devo ricordarvi che all'interno del Consiglio di amministrazione di Visit Brescia ora siede Gianluigi Vimercati, che quindi può essere un valido collaboratore e può scambiarsi parecchie idee col direttore Manuel Gabriele, e in precedenza si era seduta anche la Camilla Alberti, e quindi anche loro nel contesto conoscono bene l'evoluzione di questo di Visit Brescia e quindi quanto può essere potenzialmente importante per una ripresa rapida e convincente per la nostra provincia. Non mi dilungo più di tanto, vi ringrazio per partecipare ancora con noi questa sera al quinto lunedì degli agricoltori bresciani e lascio la parola a Guido che condurrà in maniera magistrale come al solito la serata. Grazie a tutti gli intervenuti, a dopo. Grazie, grazie al direttore Trebeschi anche per le sue parole e benvenuti anche da parte mia a questo quinto lunedì dell'agricoltore bresciano. Abbiamo affrontato in queste settimane vari settori che hanno un peso decisivo all'interno della produzione lorda vendibile bresciana, la zootecnia e poi ultimamente anche un incontro dedicato al mondo del vino. Siamo oggi ad affrontare un settore, quello degli agriturismi, che
da un lato è in qualche modo un po' trasversale anche rispetto ad altri settori, dall'altro lato certamente è uno di quei comparti agricoli che ha subito forse più di altri il peso di questa crisi, di questa emergenza, non fosse altro perché a differenza degli altri settori che hanno continuato la loro attività nonostante il lockdown, ovviamente è stata una di quelle attività che immediatamente si sono dovute fermare e che da poco hanno, ormai non è da pochissimo, però insomma che stanno venendo un po' fuori da questa situazione. Quindi ecco, l'obiettivo di questa sera vorrebbe proprio essere quello di così descrivere un po' quella che è la situazione del comparto, quello che è stato, e così introduco ecco, la domanda per il nostro primo relatore, Gianluigi Vimercati, presidente della sezione agrituristica di Confagricoltura Brescia. Ecco, un po' cercare di capire, vorrei cercare di capire con Vimercati quella che è stata la situazione vissuta in questi mesi e come adesso si sta uscendo da questa crisi, quali sono un po' le iniziative di rilancio che sono state messe in campo finora. Prego, Vimercati. Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito e un grazie particolare al direttore Trebeschi e al presidente Gabelli che ci dà modo stasera di fare un po' il punto della situazione su questo importante settore per la provincia di Brescia. Agriturismo è sempre, da sempre, credo, la vetrina delle nostre aziende agricole, quindi è la vetrina dell'agricoltura bresciana e italiana, quindi è sicuramente un punto di forza del nostro settore. Per Brescia, l'ha detto il dottor Lombardi, è un settore molto importante perché Brescia è la prima provincia lombarda con più di 350 strutture attive. Considerate che in Lombardia ne abbiamo circa 1.700 e quindi Brescia è la prima provincia, logicamente anche perché abbiamo due zone a forte vocazione turistica come il Lago di Garda e il Lago di Iseo. È un settore che negli ultimi 10-15 anni è sempre stato quindi in controtendenza, è sempre andato bene, ha concluso gli anni col segno più. Quest'anno con la pandemia credo sia stato il settore forse più colpito di tutta l'agricoltura. Abbiamo stimato dei danni superiori agli 800 milioni di euro a livello nazionale, quindi un danno incredibile per il nostro settore. In Lombardia, logicamente, abbiamo sofferto ancora di più rispetto alle altre regioni e quindi tutto il turismo estero è stato azzerato. Da gennaio gli agriturismi sono chiusi, quindi abbiamo fatto circa 5 mesi di stop assoluto e diciamo che quello che adesso peserà sul bilancio del 2020 è che per rispettare giustamente tutte le restrizioni previste dalla legge, i nostri agriturismi stanno facendo il 50% delle presenze, quindi a fine anno comunque ci sarà, oltre la perdita dei 4 mesi iniziali, dei 5 mesi iniziali, anche il 50% in meno di bilancio dovuto alle mancate presenze per le restrizioni. Logicamente un danno c'è stato anche alle aziende agricole dei nostri agriturismi perché l'80% dei prodotti delle aziende agricole che hanno agriturismo viene venduto direttamente in agriturismo e alla gente che passa in agriturismo. Quindi, non avendo gente, anche le aziende agricole che fanno vendita diretta sono entrate in difficoltà. Oggi siamo a un mese e mezzo dalla ripresa. Diciamo che a livello bresciano ci sono dei timidi segnali di ripresa. Noi abbiamo fatto un sondaggio con tutti i soci nostri di Confagricoltura, diciamo che ad oggi un turismo e tutto il 2020 sarà così, quindi un turismo di prossimità, Lombardo, Veneto ed Emiliano. Sul lago di Garda e sul lago di Iseo abbiamo qualche telefonata da parte del mercato tedesco, però che diciamo che il 2020 si chiuderà con un turismo di prossimità. Logicamente a nostro favore in questa fase di ripartenza cosa gioca? Gioca le nostre aziende agricole, quindi gli ampi spazi verdi, spazi all'aperto, i grandi porticati delle nostre cascine, quindi la struttura in sé dell'agriturismo gioca a nostro favore. Statisticamente vediamo che a livello italiano una delle richieste che vanno per la maggiore per quanto riguarda le famiglie italiane è la soluzione dell'appartamento indipendente, con ad esempio anche con la piscina,
Quindi gli agriturismi in questa fase comunque le richieste stanno arrivando e sembra che appunto la nostra situazione di azienda agricola ci stia favorendo. Il potenziale nostro io ritengo che sia altissimo, perché noi uniamo un binomio, secondo a mio parere, inscindibile, che è quello dell'agricoltura e quello del turismo. L'agricoltore che fa agriturismo produce la materia prima, la valorizza e la vende direttamente. Io credo che questo sia, non ci sia miglior strumento di marketing per vendere un prodotto agricolo. Quindi le potenzialità le abbiamo, i nostri imprenditori nel 99% dei casi sono ripartiti e quindi siamo ottimisti per questi ultimi sei mesi del 2020. Nell'ottica di questa potenzialità, Regione Lombardia lo scorso anno ha emanato la nuova legge sull'agriturismo. Stiamo discutendo in questi giorni il regolamento attuativo con l'assessorato, quindi con l'assessore Rolfi. È una legge che va nella direzione di proprio valorizzare le nostre strutture. Faccio un esempio su tutti: col nuovo regolamento l'80% dei prodotti che verranno somministrati nei nostri agriturismi dovranno provenire da aziende agricole locali. Con questa nuova regola sicuramente l'asticella della qualità della nostra offerta agrituristica si innalza notevolmente. Un'altra cosa, nei nostri agriturismi d'ora in poi con questo regolamento nuovo potranno essere serviti solo ed esclusivamente vini lombardi. Anche questa sicuramente è un'ottima iniziativa per valorizzare tutti i vini che abbiamo in Lombardia. Sappiamo che a Brescia, ad esempio, abbiamo Franciacorta, Lugana e altre piccole realtà vitivinicole di altissimo livello, e quindi anche questa nuova legge ci aiuterà a valorizzare tutto il mercato locale. Parlando di vini, mi viene in mente anche un'altra nuova legge che è uscita alla fine dello scorso anno, che è la nuova legge dell'enoturismo. In Lombardia avevamo bisogno di questa legge, nel senso che tutte le cantine con questa nuova regolamentazione potranno servire e valorizzare i propri vini in cantina semplicemente facendo una scia in comune. Quindi ad oggi il 40% delle cantine hanno aderito a questa ottima iniziativa, e quindi diciamo che anche come Confagricoltura vogliamo ringraziare la regione, l'assessore Rolfi, perché comunque ci sta appoggiando per valorizzare tutto il nostro comparto agrituristico e vitivinicolo. Dopo di me interverrà il direttore di Visit Brescia. Noi da un paio di anni, prima con Camilla Alberti e da quest'anno col sottoscritto, siamo all'interno del CDA di Visit Brescia, e questo credo sia una cosa importantissima per rilanciare e per valorizzare tutto quello che è turismo di campagna, tutto il nostro comparto agricolo. Non mi dilungo perché il direttore comunque spiegherà direttamente tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo. Mi sono perso, ci sono ancora. Quindi il direttore spiegherà tutto quello che anche grazie a Camera di Commercio stiamo mettendo in campo, e quindi su questo aspetto non mi dilungo. L'ultima cosa, credo che tutti abbiate sentito parlare del bonus vacanze. Da un paio di settimane è attivo il bonus vacanze, quindi che in base all'ISE le famiglie possono utilizzare, va dai 100 ai 500 euro che si potranno spendere nelle strutture alberghiere e non alberghiere, quindi anche i nostri agriturismi. C'è un piccolo dettaglio che gioca a sfavore di questo bonus, perché ad oggi a livello italiano solo il 5% delle strutture ricettive accettano questo bonus vacanze. Perché? Perché ad oggi le nostre aziende hanno bisogno di liquidità, e quindi avere dei vantaggi in detrazione d'imposta per il 2021 è sicuramente una cosa valida, ma ad oggi tutte le strutture ricettive per ripartire hanno bisogno di liquidità immediata. Questo è il motivo per cui anche i nostri agriturismi, una percentuale bassissima, sta dando adesione a questo bonus vacanze messo in campo dal governo.
Questo è un po' il punto del nostro settore. Io lascerei spazio al direttore di Visit Brescia che parlerà delle azioni concrete che stiamo mettendo in campo come rilancio del turismo e dell'agricoltura bresciana. Grazie. Grazie Gianluigi, che sicuramente ecco, questo intervento credo sia stato fondamentale proprio per inquadrare quello che è il discorso di questa sera, sia per quanto riguarda le difficoltà che ha avuto il comparto, sia per quanto riguarda un po' lo scenario attuale. Uno scenario però che, come diceva Gianluigi Vimercati, deve in qualche modo essere anche un po' sostenuto da iniziative. Non si può certamente pensare di attendere che la ripresa di questo settore avvenga da sola, almeno per quanto riguarda il tentativo di dare un po' un salvare la stagione del 2020 così in difficoltà. Ecco allora che veniamo appunto al direttore di Visit Brescia, Manuel Gabriele, e alle iniziative che Visit Brescia ha voluto mettere in campo, ovviamente non solo per rilanciare il settore agrituristico, ma ecco, con lui chiaramente parleremo del turismo in generale, quindi come la destinazione Brescia ha subito gli effetti di questa situazione e come sta cercando di venirne fuori proprio per dare un nuovo slancio a questo settore così fondamentale e così trasversale, come vediamo appunto interessa vari comparti che sono poi qui anche oggi rappresentati. Prego al direttore Manuel Gabriele. Grazie dottor Lombardi, grazie a tutti voi e grazie al presidente Garbelli e al direttore Trebeschi per questo piacevole e graditissimo invito. Mi piace partire da un aneddoto. Siamo a febbraio, la pandemia ancora non si capisce la portata, le dimensioni, e dopo le prime settimane di confusione generale ci troviamo a confrontarci con il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone, la vice sindaco di Brescia Laura Castelletti e i membri del nostro CDA. Capiamo che è necessario fare qualcosa. Lo capiamo chiaramente già in quel momento in cui il fenomeno turistico iniziava ad avere i primi importanti contraccolpi e ci mettiamo subito al lavoro. Nel frattempo il mondo ci è cascato addosso a tutti nel settore turistico, soprattutto in un territorio come il nostro, in cui dai 10 milioni e mezzo ormai consolidati di presenze vedremo quello che sarà il risultato del 2020. In questo periodo di fase 0, di fase 1, la nostra realtà, che probabilmente tanti di voi conoscono con il nome storico della società, che è Brescia Tourism, che abbiamo deciso poi di mutare in Visit Brescia, ecco, per un discorso di posizionamento di brand, ecco, in questo periodo noi non ci siamo mai fermati. Non abbiamo avuto la possibilità, grazie al supporto di Camera di Commercio, di continuare costantemente la nostra attività e di poter pianificare per tempo un'attività di rilancio del turismo. Ecco, lo dico con molto piacere, anche con una punta d'orgoglio. Leggiamo spesso sui giornali, fra detti ai lavori, di operatori di aree territoriali di altre parti d'Italia che chiedono a gran voce un'attività di coordinamento, un'attività, un piano, un grande piano di rilancio, e è bello poter dire che le istituzioni del nostro territorio si sono mosse con grande anticipo per consentire che questa cosa potesse avvenire a supporto degli operatori. Ecco, di che cosa sto parlando? Prima di Pasqua avevamo elaborato un piano triennale con il quale dettavamo non solo delle linee strategiche, ma entravamo proprio in dettaglio di attività da porre in essere nell'immediato, appena possibile, per poter rilanciare e cercare di salvare il salvabile anche nella prima fase del nostro settore. Ecco che accade che poi nel primo momento utile in cui questo progetto è stato, diciamo, pubblicabile, condivisibile, ecco, questo ha raccolto i favori degli operatori e abbiamo potuto quindi poter partire subito con che cosa? Con una serie di azioni che mirano da un lato appunto a supportare nell'immediato il nostro settore.
è un settore che per la maggior parte del turismo, circa il 70%, volendo dare una percentuale di massima, si regge su un numero di presenze fondamentale di turisti stranieri. Ecco, sono proprio quei turisti dove è importante far sentire con forza la comunicazione, il territorio, il fatto che le destinazioni della nostra provincia e tutta la sua variegata offerta sono pronti a raccogliere il turista. Ma non dobbiamo scordarci che chiaramente in una prima fase è fondamentale riuscire comunque a comunicare al turista italiano, che è stato e continua ad essere il primo e il più importante cliente oggi per il nostro settore. Ecco per cui ci siamo preoccupati di porre in essere un piano triennale che prevedesse delle azioni di comunicazione forti, subito. E siamo già stati in televisione. Siamo stati in televisione con 5 spot televisivi dedicati alle aree del territorio e mi fa piacere notare come il Gianluigi Vimercati abbia precedentemente parlato di 2 aree importanti come il Lago di Iseo e soprattutto il Lago di Garda per l'offerta degli agriturismi. Ecco, abbiamo dedicato 2 spot specifici proprio a quelle aree, consci dell'importanza oggi di veicolare messaggi semplici, destinazioni chiare e di immediato appeal per il territorio. Quindi abbiamo deciso di puntare sui nostri brand territoriali, che sono senz'altro il Lago di Garda, il Lago di Iseo, la Val Sabbia e il Lago di Idro, che è molto molto apprezzata per la sua offerta legata alla natura e allo sport all'estero, in paesi come l'Olanda ad esempio, ma chiaramente non possiamo scordarci quella che è la patria del nostro movimento vinicolo comunque no gastronomico, che comunque la Francia Corta. Ecco, unite a tutto questo un patrimonio straordinario a livello culturale, che è quello della città di Brescia, da poco diventata capitale italiana della cultura insieme a Bergamo nel 2023, e capite le potenzialità, a volte anche inespresse, su cui dobbiamo ancora lavorare, ma che ci possono consentire, se ben comunicate, di veramente cercare di recuperare il possibile da una stagione difficile. Ecco per cui ha circa 300 spot televisivi andati in onda su Rai alla 7, ci siamo preoccupati anche di tornare con forza anche sulla stampa tradizionale, soprattutto su quelle riviste di settore. Ecco, è caro a voi, amici di Confagricoltura, il tema dell'aria aperta, e sono contento di potervi dare una notizia praticamente in anteprima, perché di oggi il nuovo numero di Plein Air, quindi la rivista di punta del turismo all'aria aperta, proprio come copertina la nostra provincia. Un'immagine della Val Camonica, attività realizzata grazie al pressing costante del nostro ufficio stampa, e Plein Air, così come tante altre testate di punta e quotidiani e mensili, ha dedicato un articolo di 7 pagine. Ecco, quindi da un'attività forte su tutti i media a anche un'attenzione diretta al mondo di agriturismi, un settore importante che è anche sempre più premiato in questo momento da chi può da un lato permettersi, dall'altro anche la fiducia nel continuare ad andare in vacanza, cosa che comunque è un fenomeno che vediamo sta tornando. E questa attenzione in che cosa si concretizza? Con la realizzazione di video e comunicazioni dedicate. Proprio domani la nostra troupe sarà in un agriturismo della nostra provincia per realizzare delle riprese, ecco, poi da utilizzare insieme ad altre per comunicare proprio questo importante, fondamentale parte della nostra offerta turistica. Ecco, quindi già nell'immediato noi non ci siamo fatti trovare impreparati. Ricordo che questo piano di investimenti prevede un impegno di 2 milioni di euro, che è realizzato grazie all'importantissimo contributo della Camera di Commercio, del Comune e della provincia di Brescia, ma siamo attivi anche in collaborazioni con i nostri territori limitrofi, i nostri amici della Lombardia, che, con i quali bisogna sempre più far squadra. Ed è dei prossimi giorni la notizia, l'anticipo di una campagna congiunta che ci vedrà uniti a Milano, bacino fondamentale, sempre di più lo sarà nel breve periodo per il nostro turismo, Bergamo, Cremona e Mantova, per rilanciare insieme e incentivare insieme il turismo di prossimità. Ecco, aggiungiamoci un'intensa campagna in corso sul mercato tedesco, olandese, austriaco e svizzero.
Ecco, questo per darvi l'idea dell'impegno, perché credo che in questo momento, in questa fase, in cui gli operatori stanno ancora tirando sulle maniche, sono speranzosi, ma hanno anche bisogno di speranza, insomma, è importante veramente dare un segnale, dare il segnale che le istituzioni ci sono, grazie a Camera di Commercio, grazie a Confagricoltura, che ha dato e sta dando un apporto fondamentale anche nelle scelte decisionali della nostra realtà, e grazie anche ai tanti cittadini che ci stanno supportando e contribuendo alla diffusione del territorio sui social. Io vi invito semplicemente a continuare a seguire, ecco, dico il vostro, per chi ci sta guardando, il vostro ente di promozione turistica della provincia, perché ha lavoro per tutti noi, e di farlo anche attraverso i nostri canali social, che sono Visit Brescia, su tutti i canali, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e a tenerci aggiornati per continuare insieme a risollevare le sorti del nostro territorio. Io vi ringrazio e vi ridò la parola. Grazie, grazie al direttore Gabriele per questa panoramica delle iniziative che Visit Brescia ha messo in campo per rilanciare il settore turistico e quindi per tentare di rimettere in moto un settore che ha connessioni continue un po' con tutto. Quei 2 milioni a cui faceva riferimento di investimento certamente sono destinati a produrre iniziative che poi possono moltiplicare sul territorio i benefici, perché l'indotto del turismo, come sappiamo bene, è davvero enorme, e lo è chiaramente nel settore agrituristico. Settore agrituristico di cui stiamo parlando stasera, che si intreccia però con altri settori e comparti della nostra agricoltura, e con due in modo particolare: il mondo del vino da una parte e il mondo dell'olio dall'altra. Ecco, al mondo del vino abbiamo già dedicato lunedì scorso un appuntamento di approfondimento sulle criticità che sta vivendo questo settore. Però ecco, oggi con Camilla Alberti, che è presidente della Strada del Franciacorta e che era appunto anche nel consiglio d'amministrazione di Visit Brescia, vorremmo affrontare proprio questa connessione specifica, partendo dalla sua esperienza, quindi partendo soprattutto dal caso Franciacorta, tra il turismo da una parte e il mondo del vino dall'altra. Come si intrecciano? E poi ecco, anche prima il presidente Vimercati faceva riferimento alla legge sull'enoturismo che è in vigore da alcuni mesi. Ecco, magari anche su questo certamente potrà dirci qualcosa Camilla Alberti, a cui volentieri do la parola. Innanzitutto ringrazio Confagricoltura, attenzione dedicata al settore del turismo e dell'agenzia turistica. Anche perché è uno sforzo necessario per tutti riuscire a unire l'offerta agricola all'offerta turistica, soprattutto in questo momento. Ringrazio anche Visit Brescia per il proficuo dialogo e la continua accoglienza delle nostre istanze in merito alla promozione della nostra zona così colpita in questo momento. E vi porto l'esperienza della Strada del Francia, di cui ho l'onore di essere presidente. Vi ricordo che è una realtà che è nata nel 2000 e è inizialmente nata proprio con una forte connotazione vino, in quanto è stata fondata da 18 soci, tutte cantine. Perché vi dico questo? Perché oggi abbiamo 228 soci suddivisi tra diverse categorie, quindi cantine, strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, strutture della ristorazione, sportive, wine bar, di prodotti tipici, guidistiche, noleggi. Non vorrei dimenticare nessuno, però appunto si parla quindi di uno trasversale a tutto campo, quindi anche musei, commercianti, guide turistiche. E questo perché la ricchezza, la lungimiranza del Franciacorta è stata quella di rendersi conto subito che nonostante l'appetibilità, l'altissima importanza del legame vino-territorio, non ci può limitare a un'offerta legata soltanto a spiegare come il vino viene prodotto e a una mera visita in cantina. In questo devo dire che forse la Franciacorta è stata pioniera nella nostra zona, perché ha colto l'essenza dell'enoturista, che è un turista molto curioso, molto appassionato, che ha un'esperienza indimenticabile e che è molto attento al fatto che intorno a lui tutto sia curato, bello ed accogliente. E queste non sono
le mie parole, non è una mia opinione, ma è una ricerca anche della Burgundy School of Business di Digione in Francia. Quindi ci siamo resi conto che per avere successo dobbiamo condividere la nostra storia, le nostre emozioni e metterci in prima persona. Sarà capitato a tutti voi di visitare una cantina e di esservi ricordati, più di quello magari di quello che avete assaggiato, del fatto che il produttore stesso vi ha accolto, che vi abbia fatto magari abbia affettato due fette di salame sul proprio tavolo e vi abbia fatto sentire parte di una comunità. E in questo è una grandissima ricchezza il turismo enogastrico. E arrivo quindi al punto della criticità che stiamo vivendo adesso. Dobbiamo far rendere che è un enorme dramma al nostro punto di forza. Da per assodato che le condizioni di igienicità, di pulizia, di sicurezza alimentare sono assolutamente garantite nelle nostre realtà, sempre controllate e dette da professionisti del settore, noi dobbiamo curare la parte emozionale. E in questo Strada sta cercando di aiutare i propri associati attraverso chiaramente un grande sforzo, perché dovete pensare che anche noi a febbraio avevamo pianificato tutto il piano di comunicazione dell'anno 2020. Addirittura nel 2019 abbiamo stilato un piano di marketing territoriale, cosa per noi anche un grossissimo sforzo economico, e che poi abbiamo dovuto parzialmente stravolgere. In questo però come ci siamo mossi? Prima di tutto abbiamo pensato che è nel momento della crisi che dobbiamo farci vedere, dobbiamo combattere. Quindi dopo lo scoramento iniziale abbiamo deciso di investire tutto quello che avevamo, oppure gran parte di quello che avevamo, nella comunicazione. Come? Il weekend del 7 del marzo doveva essere il weekend di Insieme, un evento che portasse un po' alla ribalta il rapporto ristoratori-produttori. Questo evento chiaramente è stato comunicato in modo piuttosto zoppicante, i motivi a tutti noti, e quindi siamo riusciti a finanziare una parte della comunicazione, cioè a preservare una parte della comunicazione investita in quel senso per rilanciare il turismo o comunque la nostra zona durante il periodo che stiamo vivendo adesso. Per prima cosa abbiamo promosso attività di food delivery dei nostri associati durante il lockdown. Dopodiché lentamente le cantine stanno aprendo e abbiamo una campagna mirata a promuovere tutte le cantine che stanno riaprendo, quindi supportare le piccole realtà, perché come tutti sapete le cantine, a parte molto grosse, non hanno i modi di potersi promuovere in questo senso. Stiamo in corso, voglio ringraziare veramente di cuore Manuel Gabriele e Visit Brescia, comunque stiamo in corso la realizzazione di video emozionali sui luoghi di interesse culturale, e di questo sono della notizia di Brescia e Bergamo unite come capitale della cultura 2023, anche perché la Franciacorta si trova proprio in mezzo a questi due luoghi, quindi penso che potremo veramente dare un grande contributo in questo. E per l'estate una campagna social per rilanciare il turismo in Franciacorta. Abbiamo deciso di ospitare diverse personalità che soggiorneranno in Franciacorta, promuoveranno attraverso i loro canali social l'attività del territorio e della Franciacorta come meta turistica. Quindi noi ci siamo proprio a metà tra quello che è il mondo agricolo e il mondo veramente legato alla cultura, alla curiosità. Perciò non vogliamo cambiare il nostro metodo di lavorare, quindi continuiamo a svolgerci a bike tours, quindi privilegiamo il turismo chiaramente aperta, open air, però con un grandissimo valore al dettaglio, con una grandissima attenzione a quello che è la prima impressione. Quindi in questo la strada del Franciacorta ha anche l'obiettivo di dialogare con quello che sono i comuni dei nostri territori, per che ci sia più attenzione all'aspetto veramente di viabilità, alla criticità della Franciacorta e dell'aspetto
estetico di quello che ci collega tutti insieme, perché è da dire che in Francia è ancora molto forte l'intervento dei privati a fronte di quello delle istituzioni pubbliche, anche se devo dire che stiamo avendo un grande supporto anche dai comuni e della provincia. Io penso che questo sia un altro modus operandi. Viviamo sorvegliatista, stiamo appunto cercando di promuovere la nostra regione, sperando, ho cercato di dare un messaggio ottimistico, mantenendo il festival in cantina. Saprete che è un appuntamento ormai che ha un grandissimo successo e invita e attira molti turismo di prossimità. Quindi, visto che i nostri turisti di riferimento sono gli italiani, il nostro turista target. E il nostro obiettivo, la nostra missione è stata quella di aggiungere un weekend al Festival del Franciacorta, che come saprete si trova intorno alla metà di settembre, quindi per dare le strutture a mantenere a poter rispettare le leggi di distanziamento, ma allo stesso tempo per non così perdere un potenziale lavoro, si è deciso di raddoppiare l'offerta del Festival in Franciacorta in cantina. Le cantine saranno aperte per due weekend di fila, i ristoratori studieranno di nuovo ad hoc e ci sarà una campagna di comunicazione estremamente forte che ha a cercare di incentivare il turismo nelle nostre zone, per cercare di recuperare quello che non abbiamo vissuto in maggio. Quindi mi sono persa perché adesso il cane ha abbaiato, però siamo in mezzo alla natura, sono in cantina. Abbiamo cominciato anche noi con le piccole, porto a supportare la mia piccola esperienza personale, dire che la gente chiede di visitare le cantine, sono rispettosi delle norme, quindi il turista non gastronomico non è un turista di massa, è un turista che esige educazione, ma dà in cambio, quindi molto spesso si porta a incentivare un turismo da promuovere e un turismo da valorizzare. Io ringrazio davvero per l'attenzione e posso aver detto cose piuttosto ovvie, ma sappiate che stiamo lavorando per destagionalizzare il turismo in Franciacorta. È un turismo che Franciacorta, ma così come tutta la provincia di Brescia in particolare, può attirare visitatori 365 giorni l'anno, perché abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Noi approfittiamo molto anche della vicinanza con il lago, quindi ringrazio anche il Visit Lake Iseo per tutto quello che sta facendo, è un valore aggiunto, e quindi se la Franciacorta è quello che è, lo deve anche la vicinanza con Iseo, che merita di essere scoperta. Grazie. Grazie Camilla Alberti per questa testimonianza sul caso Franciacorta e sulle connessioni così profonde che sono presenti tra il mondo del vino e il turismo. Però ecco, come dicevamo, sono almeno due, poi forse ve ne sarebbero anche altri, però sono almeno due i comparti dell'agricoltura bresciana che possono intrecciarsi in modo significativo con il turismo. L'altro è certamente il settore olivicolo. Settore olivicolo che anche in questo caso ha un peso rilevante per quanto riguarda la produzione agricola bresciana, con delle punte di eccellenza conosciute in tutto il mondo, e conosciute in tutto il mondo proprio forse grazie anche ai fenomeni turistici che interessano i laghi bresciani, dove sono presenti anche produzioni olivicole. Ecco, do quindi la parola a Marco Penitenti, che è vicepresidente della sezione olivicola di Confagricoltura Brescia, e ecco, a lui vorrei proprio chiedere come si intreccia questo discorso del mondo olivicolo con quello turistico che stiamo affrontando, e qual è anche, se ci può dare qualche elemento riguardo alla situazione generale del settore in questo momento, in questa fase. Prego, Penitenti. Grazie, buonasera a tutti intanto. Anch'io ringrazio Confagricoltura perché è la prima esperienza e la sto ritenendo veramente interessante a questo punto di vista. Che dire, l'olivicoltura nel nostro territorio sta assumendo sempre un peso più rilevante per le notevoli e numerose aziende agricole che in questi ultimi anni stanno nascendo anche come ricambio generazionale
rispetto ai genitori possidenti oliveti. E le nuove aziende agricole, i nuovi imprenditori si stanno affacciando sul territorio, sul mondo olivicolo, al mondo olivicolo, con un grande interesse, una grande voglia di produrre prodotti di qualità. Oltretutto la nostra olivicoltura già da ormai quasi 20 anni si fregia delle due denominazioni di origine protetta, la DOP Laghi Lombardi e la DOP Garda, e questo sicuramente ha consentito nel tempo di valorizzare il nostro prodotto. Poi tengo a sottolineare una olivicoltura non sicuramente marginale, ma molto interessante, e tra l'altro è quella più a nord d'Italia ed è quella, diciamo, a livello qualitativo probabilmente più riconosciuta. Ovviamente il nostro comparto parte dalle ceneri del 2019, quando per tutta una serie di motivi su tutto il territorio lombardo non vi è stata produzione, o comunque una produzione veramente scarsa, un 5-10% rispetto al 2018. Questo poteva forse inizialmente scoraggiare gli olivicoltori, invece devo dire, e io stesso all'inizio ne facevo quasi parte, invece devo dire che è stato quasi un trampolino di lancio, in quanto siamo quasi partiti dall'anno zero e abbiamo, parlando e discutendo tra olivicoltori, ridisegnato tutto il nostro territorio e tutto il comparto. Prima infatti si parlava dell'esperienza di Marone, che con Confagricoltura abbiamo seguito anche in maniera diretta, e a Marone è stata creata la prima strada dell'olio, ed è che collega tutte le varie aziende olivicole principali su un percorso ideale, collega gli agriturismi, collega quindi anche tutta una serie di punti da visitare, ristoranti, vi dicendo. Una volta che è implementata, una volta che sarà implementata questa strada, sicuramente diventerà un utile strumento per i turisti, perché potranno in un luogo, diciamo, di turismo a forte vocazione come il Lago d'Iseo, poter quindi visitare aziende olivicole che prima probabilmente non erano comunque visitabili o comunque erano poco conosciute. Quindi questo sicuramente diventa o potrebbe o dovrebbe diventare una esperienza da replicare anche negli altri territori. Infatti anche sul Garda stiamo pensando ad una strada dell'olio che possa collegare idealmente le varie aziende agricole che producono e che imbottigliano olio. Il nostro mercato, come per gli altri settori, è stato fortemente penalizzato dalla pandemia e per l'assenza quasi totale del turismo, soprattutto tedesco e austriaco, a cui noi eravamo abituati e probabilmente anche facilitati, perché grazie alla vocazione turistica del lago, grazie alla presenza delle nostre aziende, anche della mia azienda sul territorio, praticamente il turista austriaco e tedesco ci veniva direttamente a visitare, facilitandoci molto la vendita. Anche in questo caso abbiamo ridisegnato quello che è il nostro approccio con il turista, e devo dire che abbiamo riscoperto il turista bresciano, il turista lombardo, il turista comunque italiano, che prima era tra virgolette molto più marginale rispetto all'afflusso tedesco. Considerate ad esempio che sono nella mia azienda agricola, che è olivicola e anche agrituristica, normalmente prima pandemia transitavano qualcosa come 100-110 pullman gran turismo austriaci e tedeschi, quindi un flusso di 7.000-8.000 persone all'anno, più tutti i turisti che, terminata la vacanza o nei bed and breakfast o negli agriturismi o nei campeggi, venivano al punto vendita e compravano
il mio prodotto per poi tornare nella loro nazione. Quindi sicuramente l'impatto è stato abbastanza devastante da questo punto di vista. Però rimboccandoci le maniche e soprattutto creando una rete con gli altri olivicoltori, gli altri produttori e anche gli agriturismi, siamo riusciti a creare una nuova nicchia di mercato, andando a captare il nostro turista, il turista italiano, che tra l'altro si è dimostrato comunque molto interessato al nostro prodotto e all'offerta dei nostri prodotti. Devo dire che gli stessi agriturismi, gli stessi bed and breakfast, soprattutto sul territorio del lago di Garda, ma anche Milano, Cremona, comunque quindi Lombardia in generale, hanno attinto dalle nostre aziende agricole, dalle nostre aziende olivicole, chiedendoci proprio prodotti tipici. E già in questi periodi di ripresa, quindi da aprile in avanti, ho partecipato a diverse degustazioni, proprio perché chiamato da agriturismi, ma in zone anche non a vocazione olivicola. Quindi vi parlo di Pavia, vi parlo di Sondrio, vi parlo di Brescia, e quindi c'è un notevole interesse al prodotto locale di qualità. E soprattutto il turista bresciano, da questo punto di vista, si è dimostrato, direi, maturo e pronto ad assorbire i nostri prodotti. Tant'è che noi olivicoltori, e parlo al plurale perché stiamo coinvolgendo tutta una serie di aziende olivicole di Confagricoltura, che oltretutto sono quelle di maggiori dimensioni, quelle sul territorio che imbottigliano e che hanno una PLV evidente da questo punto di vista, quindi un peso commerciale anche importante, aziende con anche diverse migliaia di piante di olivo, quindi consistenti anche come numero di ettari, come superficie olivicola, olivicola e agricola. E con queste aziende abbiamo ricreato un mercato ed un interscambio di informazioni che prima era già più difficile, o comunque era meno scontato. Queste informazioni poi le abbiamo riversate, le abbiamo offerte alle strutture turistiche locali e ne sono state recepite. Sicuramente la legge sull'enoturismo ha favorito molto la possibilità di posizionare i nostri prodotti, il nostro prodotto, in ambiti prima poco valorizzati, quindi negli agriturismi, anche in aziende viticole e aziende quindi con altri indirizzi, perché la rete che abbiamo o stiamo cercando di creare è anche una rete di interscambio tra le varie aziende agricole. Quindi ogni azienda che ha un proprio punto vendita sta creando un corner con i prodotti tipici che non produce, ma di altre aziende. Quindi chi produce miele magari crea un corner con vino, olio, chi produce olio come me sta creando e ha approntato un corner con vino, con il miele, produttore di zafferano ad esempio, quindi tutta una serie di prodotti che possono comunque essere anche interessanti per il turista, e quindi arriva nella nostra azienda e riesce o comunque ha o può avere a disposizione delle particolarità, delle piccole chicche fra virgolette, che normalmente non riesce a trovare, o comunque hanno poca visibilità sul territorio. Quest'anno, tra l'altro, l'annata si presuppone e si preannuncia ottima da un punto di vista produttivo, quindi è assolutamente necessario da questo punto di vista rimboccarsi le maniche, perché
l'annata produttiva, vorrà dire dover essere pronti nel periodo cruciale della vendita dell'olio, che poi tutto il periodo, diciamo, post raccolta, natalizio, dicembre, gennaio. E quindi il lavoro che stiamo approntando quest'anno, dopo aver capito che ovviamente il turismo sarà un turismo legato alla brescianità, legato alla Lombardia, almeno per le nostre aziende, dovrà essere poi importante creare tutta una rete commerciale che possa supportare la vendita del prodotto tra qualche mese. E quindi giocare sulla rete delle aziende, contattare sempre più gli agriturismi e creare canali di e-commerce e di visibilità su internet che prima non erano comunque molto considerati. Da questo punto di vista noto sicuramente una crescita delle nostre aziende e mi auspico un rapporto sempre più ed un collegamento sempre più stretto soprattutto tra i due laghi che hanno quindi una vocazione olivicola molto forte e che uniti insieme potrebbero sicuramente dare ancora più slancio alla nostra olivicoltura. Da questo punto di vista devo dire che Confagricoltura ci ha sempre supportato e si vede l'esempio sul lago di Iseo. Anche sul Garda abbiamo degli interessanti progetti, poi ovviamente sospesi pandemia, adesso li riprendiamo in maniera decisa e forte proprio per essere tangibili sul territorio e dare anche uno spirito, un ottimismo che nei mesi scorsi è mancato. Vuoi per la produzione azzerata l'anno prima, come detto, vuoi per il turismo azzerato. Quindi nel nostro piccolo abbiamo dovuto ripartire completamente da zero. Però le premesse sembrano esserci tutte e quindi l'ambiente è sicuramente tornato molto positivo da questo punto di vista. Io penso di aver detto o comunque portato la mia esperienza, la nostra esperienza, e mi auguro che possa comunque essere d'aiuto anche per chi magari ci sta ascoltando o comunque sapere che la disponibilità di noi olivicoltori anche nei confronti di olivicoltori che hanno iniziato questa attività è comunque piena e totale proprio per lo sviluppo del territorio. Grazie Marco Penitenti per questo contributo che ha arricchito, direi, il nostro dibattito con una serie di spunti come tutti quelli che bresciano abbiamo avuto la possibilità davvero di ascoltare voci differenti del settore, spesso di una filiera produttiva, anche in questo caso in certo senso è stato così, perché abbiamo avuto anche i produttori di prodotti che sono poi essenziali nelle aziende agrituristiche per caratterizzarle e per renderle uniche all'interno del panorama della ricettività e dell'ospitalità. Ecco, quindi nel dare la parola al presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Terbelli, cui come sempre in questi appuntamenti spettano un po' le conclusioni, così gli spunti sono stati tanti, certamente lui saprà fare sintesi bene. Dicevamo in apertura che il settore è stato uno di quelli più colpiti in assoluto da questa emergenza, però da questa serata possiamo dire, vediamo che tante iniziative che sono state messe in campo con grande rapidità, con grande forza e poi come diceva anche il Presidente dei Mercati, le caratteristiche stesse dell'agriturismo forse consentono anche di avere una marcia in più rispetto ad altri comparti della ricettività e del turismo proprio per rilanciare con più forza e puntando sulle caratteristiche stesse di questo settore. Ecco, do quindi la parola al Presidente Garbelli per le sue conclusioni. Buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare i partecipanti che sono stati veramente chiari, esaustivi, hanno espresso la loro passione
per il lavoro che fanno, per il modo di lavorare per il sistema Brescia. Io in qualità di Presidente di Confagricoltura non posso che dare il mio assoluto supporto, perché Confagricoltura è da sempre un'associazione inclusiva, e mai come in questo momento il fatto di essere un collettore delle varie associazioni, delle varie persone, di tutti gli imprenditori che vogliono sviluppare queste tematiche è assolutamente importante. Beh, allora, su questo settore, il settore agrituristico, il settore del turismo, il settore della promozione, è già emerso durante il dibattito, è stato il tema, è stato il settore che ha chiuso drasticamente con la prima fase di lockdown, e quindi è stato fortemente penalizzato, e il mio lavoro, il lavoro di tutta Confagricoltura nelle prime settimane, venendo proprio fino ai giorni nostri, è stato quello di cercare di dare una mano a questo settore particolarmente colpito da questa fase. Noi diciamo che oggi si vede una timida ripresa, ma c'è ancora tanto e tantissimo da fare. Parlerei innanzitutto dei risultati che siamo riusciti, con un confronto col governo, a portare a casa oggi. Sono i risultati del decreto rilancio, che sono stati appunto discussi e approvati in queste ore, per le quali praticamente è stato praticamente approvato un taglio del costo del lavoro, è stato aumentato di un budget consistente anche le misure del rinnovo della cambiale agraria, e quindi il sostegno al credito delle imprese, che sono fortemente in crisi di liquidità a causa di questi mesi pesantissimi. Sono stati destinati 426 milioni di euro per l'esonero di contributi previdenziali e assistenziali per i primi mesi del 2020, così come è stato stanziato un fondo emergenziale di 90 milioni per le filiere zootecniche. Quindi un decreto rilancio che va nella giusta direzione, chiaramente con la nostra associazione in prima linea per stimolare il governo e dare una mano alle nostre imprese. Nelle settimane scorse, circa a metà, verso la fine di maggio, primi di giugno, c'è stato un confronto con il Presidente della Camera di Commercio, col quale abbiamo condiviso appunto questo progetto, di questo stanziamento di oltre 700 milioni del quale ci ha parlato il dottor Gabriele per Visit Brescia, quindi stanziare dei soldi subito, da spendere subito, velocemente, per cercare di sostenere il settore del turismo. Quindi dicevo prima, il sistema Brescia, il sistema della Visit Brescia, Confagricoltura, le varie associazioni di prodotto, la strada del vino Franciacorta, della Camilla Alberti, il sistema nostro dell'agriturist, tutti che lavorano nella stessa direzione con un grande coordinamento, che è quello di mettere l'impresa al centro, la voglia di ripartire il più presto, di portare i turisti e di crescere. È chiaro che questi mesi saranno mesi di transizione, perché comunque è una fase assolutamente nuova, e anche il turista è un attimino spaventato da quello che si sente quotidianamente sui giornali, giustamente, per questa terribile pandemia, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo cercare di sfruttare queste occasioni innanzitutto per cercare di sistemare l'anno, perché abbiamo davanti ancora due mesi estivi belli pieni, più mesi autunnali, che nel nostro territorio sono comunque mesi importanti, e sicuramente dovremo sfruttare queste occasioni per andare a catturare quel consumatore evoluto che con i nuovi sistemi di comunicazione, con i nuovi mezzi di consegna, con tutti i delivery che abbiamo imparato ad utilizzare, abbiamo inventato in tutti questi mesi, sono comunque tutti sistemi importanti per andare a catturare dei nuovi consumatori. È stato detto prima della Brescia-Bergamo capitale della cultura. Queste sono le nuove sfide. Io penso che la nostra provincia, con la grande impresa che ha fatto, che è stata quella di aver portato la passerella di Cristo ormai qualche anno fa, si sia resa conto che ha un potenziale turistico enorme, e noi dobbiamo sfruttarlo attraverso quelli che sono tutti questi appuntamenti per i quali dovremo e dobbiamo assolutamente strutturarci. Quindi Brescia-Bergamo capitale della cultura, quindi non è cultura
anche enogastronomica, è cultura agroalimentare, è cultura del lavoro, è cultura del territorio, per cui noi pensiamo che il nostro settore possa e potrà e avrà sicuramente un ruolo fondamentale per quell'appuntamento col quale, per il quale noi dovremo lavorare per arrivare appunto al 2023 assolutamente pronti e preparati. Così come ho già detto la settimana scorsa quando abbiamo fatto il focus del vino, abbiamo un altro appuntamento altrettanto importante nel 2026 che sono le Olimpiadi Invernali. Olimpiadi Invernali è vero che sono Milano e Cortina, ma per il turista straniero Milano e Cortina sono molto vicine e di mezzo ci sta la nostra provincia che anche qua, se riusciremo a arrivare pronti e preparati, dovrà sicuramente avere un ruolo importante. Un ruolo importante partendo magari da una bottiglia di Franciacorta sul podio degli sciatori, piuttosto che di tutte quelle, che, di tutte quelle opportunità che ci saranno per riportare appunto i turisti nel nostro paese. Per fare questo è chiaro che bisogna partire dai piccoli passi che sono, come abbiamo detto, la promozione, che sono le semplificazioni, che sono dare la possibilità ai nostri, alle nostre aziende di poter crescere, di poter investire, di poter investire in digitalizzazione, in innovazione, perché il nostro mondo è fatto, e lo vediamo ormai da tanti anni, da una tradizione molto forte dei nostri prodotti nel nostro territorio, ma che cresce solo e solamente se le aziende investono in innovazione. Per fare innovazione oggi ci vuole digitalizzazione, per cui ci vogliono gli investimenti delle aziende, ci vogliono gli investimenti del pubblico, perché oggi più che mai le reti sono le reti e diciamo e i rapporti intrecciati tra filiere, quindi territori, prodotti e diciamo e distributori devono essere quanto mai integrati. La fase che ci troviamo davanti sarà sicuramente una fase non facile, ma io penso che gli obiettivi che abbiamo siano ambiziosi sicuramente, ma assolutamente raggiungibili. Se penso solamente, mentre parlava prima l'amico Gianluigi Vimercati, mi veniva in mente una delle mie prime esperienze all'Anga, quando a Roma conobbi uno dei primi fondatori dell'Agrituris, che mi raccontava di questo gruppo di giovani che avevano pensato che si potesse fare del turismo all'interno delle aziende agricole e al tempo, qualche ormai decina di anni fa, venivano sbeffeggiati. Oggi ormai il turismo nelle aziende agricole, l'agriturismo, è una realtà consolidata, una realtà che ha un potenziale enorme, c'è molta attrattiva, soprattutto dei giovani, soprattutto da tutta una serie di, diciamo di aziende che vogliono integrarsi sempre di più, un'integrazione che ormai arriva dall'agriturismo alla parte di sostenibilità, alla parte di energie rinnovabili, quindi le nostre aziende sono veramente oggi ormai multifunzionali. E non aggiungerei altro a queste parole, se non il fatto appunto di dare la disponibilità a mia e dell'associazione di Confagricoltura, essere sempre più inclusivi, essere sempre più il collettore per cercare di promuovere e di farsi collettore, di farsi stimolo, di prendersi in carico queste sfide assolutamente ambiziose, ma assolutamente alla portata della nostra provincia e dei nostri imprenditori. Grazie al Presidente Garbelli per queste che abbiamo ascoltato. Questa parola al direttore Trebeschi per la chiusura dell'incontro. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti, grazie per le parole che avete speso tutti in maniera direi molto apprezzata per Confagricoltura. Ringrazio ancora tutti quelli che hanno avuto la pazienza e la costanza di seguirci anche questa sera. Rinnovo l'appuntamento a settembre con un'altra serie di lunedì dell'agricoltore bresciano, i temi saranno ancora molto interessanti e alla portata di tutti. Cominceremo con un approfondimento sul mondo dei giovani di Confagricoltura, con le iniziative che hanno in serbo e che vogliono presentare a tutti i nostri cari ascoltatori e quelli che ci seguono. Vi ringrazio nuovamente e rimarcherei
al di là di tutti gli interventi di spessore che ci sono stati questa sera, con le parole anche molto, molto eloquenti del nostro Presidente, un ringraziamento che è stato comunque evocato dagli intervenuti, sia per quel che riguarda l'assessore Rolfi, che in particolare, vista la vicinanza che ha con la nostra provincia, ci segue sempre con particolare attenzione e ascolta quali sono le tematiche e le richieste del territorio, e come diceva anche il direttore di Gabriele, un particolare ringraziamento anche al Presidente della Camera di Commercio Saccone per l'attenzione e l'impegno che sta dedicando da quando si è insediato alla Presidenza della Camera di Commercio per tutto quello che è il mondo imprenditoriale bresciano, in particolare per il rilancio del turismo. Rinnovo ancora a tutti voi il mio augurio e la mia buona serata. A presto, buona estate a tutti.